Oggi abbiamo riproposto, ma in maniera più grande, l'evento del festeggiamento in onore di San Giuseppe. Oltre all'altare, che credo è stato allestito in maniera eccellente dai nostri docenti, dai bambini e dalle famiglie, l'invito di San Giuseppe, tradizione che si era un po' persa. Quindi oggi per noi è una sicuramente occasione religiosa, ma anche un ripristino e riesumare delle tradizioni che anche nelle scuole si erano perdute. Non solo, ma ritengo con molta forza che questo oggi sia anche una azione didattica educativa che ha una valenza straordinaria soprattutto sulla cultura, sulle nostre tradizioni e sull'educazione civica che nelle classi si fa. Quindi oggi io sono molto contento, è un lavoro di squadra, un lavoro che abbiamo allestito in solo una settimana con l'aiuto delle maestre che sono meravigliose, delle famiglie e anche delle nonne che si sono avvicinate alla scuola. E come ho sempre sostenuto, la scuola deve essere aperta al territorio. Sono occasioni di festa, ma anche occasioni di crescita per i nostri alunni. E abbiamo anche, veniamo allietati dalla musica della nostra orchestra, che è un fiore all'occhiello sul territorio marsalese. Anche abbiamo avuto degli ospiti di eccezione, le autorità, forze dell'ordine, eccetera, eccetera, e quindi sono contento che questa scuola di periferia, che è solo ubicata in periferia, fa delle attività, degli eventi di grande importanza che sul territorio hanno una valenza, ripeto, sicuramente profonda, e qualche cosa a queste nuove generazioni sicuramente daremo, ma dietro c'è un lavoro mio, delle insegnanti, dei miei collaboratori, che sicuramente credono in questo lavoro molto complesso, ma se ci crediamo e con grande passione e con grande determinazione otteniamo questi risultati, perché credo che è un bell'altare come una chiesa. E poi l'invito che quest'anno ho voluto sicuramente ha dato una grande svolta all'evento dell'anno scorso.